sommario di questa settimana. Sindacato, la CISL denuncia la violenza della FIOM contro le proprie sedi e ribadisce che non si farà intimidire da queste intolleranze indegne di un paese civile. Tasse, meno fisco per il lavoro, più lavoro per l'Italia. Oltre 5.000 Emiliano Romagnoli alla manifestazione nazionale di CISL e UIL sabato 9 ottobre a Roma in Piazza del Popolo per chiedere più sviluppo e occupazione. Artigianato, un convegno della CISL Emilia Romagna per spiegare le opportunità per le persone e le imprese tramite i finanziamenti di Fondo Artigianato. Salve, ben ritrovati a tutti per questo nuovo appuntamento di informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia Romagna con notizie utili a lavoratori, pensionati, studenti e cittadini. Apriamo la trasmissione di oggi parlando delle incresciose minacce che in questi giorni hanno riguardato non solo la sede nazionale della CISL, ma anche diverse sedi periferiche. Fatti indegni per un paese che si definisce civile e democratico. Per questo la CISL invita i propri militanti e simpatizzanti alla massima allerta per scongiurare derive che pensavamo oramai sconfitte dalla storia e ribadisce il massimo impegno per la manifestazione nazionale che CISL e UIL hanno organizzato a Roma in Piazza del Popolo per sabato 9 ottobre per chiedere meno tasse a lavoratori e pensionati e più investimenti a favore dello sviluppo e dell'occupazione. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato in merito. Nei giorni scorsi la sede confederale della CISL nazionale è stata oggetto di un blitz da parte di un gruppetto non identificato di esponenti di Action Diritti in Movimento. Si è trattato di un fatto molto grave che si aggiunge ai numerosi attacchi e aggressioni in corso in questi giorni nei confronti delle sedi sindacali della CISL. La CISL esorta i suoi iscritti, i suoi militanti e tutta la dirigenza a non farsi intimidire da questi episodi di puro squadrismo organizzato ed invita il mondo politico ed istituzionale e tutte le espressioni della società civile a non dare spazio ai provocatori di ogni genere. Le contestazioni sono all'ordine del giorno, ma la violenza verbale e la violenza col quale questi atti, direi criminosi, si sono violentemente portati nei confronti della CISL e perfino nella CISL nazionale di Via Po non solo vanno condannati, ma a fianco a quella che è una solidarietà che è tutto il mondo politico istituzionale anche in questa regione ci hanno dato e noi ringraziamo, va assolutamente presa una posizione chiara da parte di tutti, anche da parte dei nostri compagni di viaggio della CGIL nei confronti di quelli che sono atti che non possono essere accettati. La CISL va avanti, non si fa intimidire nelle proprie idee, nelle proprie azioni. Andiamo alla manifestazione del 9 ottobre, spinti se possibile ancora da più orgoglio e appartenenza, convinti che le nostre idee siano le giuste idee su cui portare avanti la strategia sindacale della CISL. L'INAS è il patronato della CISL. Da più di 50 anni si occupa di una serie di tematiche riguardanti la tutela e l'assistenza per i cittadini in quanto servizio che offre questa attività al pubblico, ma anche ai singoli iscritti della CISL stessa. Accanto ad attività tradizionali tipiche del patronato, quali la tutela di natura previdenziale, assicurativa e antinfortunistica e la tutela dei lavoratori del pubblico impiego per quanto riguarda la gestione dei propri fascicoli previdenziali, ultimamente il patronato si è occupato anche di nuove tematiche, quali per esempio quelle riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Invito appunto la cittadinanza e gli iscritti a rivolgersi ai nostri sportelli, convinto che i nostri operatori saranno disponibili e pronti dal punto di vista professionale a rispondere alle diverse esigenze. Andare a lavorare era diventata una sofferenza, una pena che ha messo sotto sopra la mia vita. Non è facile convivere con una malattia professionale. Quando mi ha colpita, ho perso anche fiducia in me stessa e negli altri. Fino a quando, grazie all'INAS CISL, ho potuto vedere riconosciuti i miei diritti e la vita è tornata a sorridermi. Chiama l'INAS CISL al numero 800 001 303, il telefono verde per la sicurezza sul lavoro. Cambiamo argomento e parliamo ora della grande manifestazione nazionale che CISL e UIL hanno organizzato a Roma in Piazza del Popolo per chiedere meno tasse a lavoratori e pensionati e più investimenti a favore dello sviluppo e dell'occupazione.
manifestazione a cui parteciperanno oltre 5.000 emiliano-romagnoli che con 100 pullman raggiungeranno Roma dalle principali città della nostra regione. Meno fisco per il lavoro, più lavoro per l'Italia è il tema della manifestazione nazionale che CISL e UIL hanno organizzato a Roma in Piazza del Popolo per sabato 9 ottobre alle ore 10.30. CISL e UIL chiedono che il governo avvii il confronto con tutte le parti sociali al fine di sostenere la ripresa economica e lo sviluppo del paese attraverso un'efficace politica economica. Una politica fiscale che riduca le tasse sui lavoratori, sui pensionati, sulle famiglie e sulle imprese può contribuire in maniera decisiva al rilancio della domanda interna e dei consumi, indispensabile per far tornare a crescere la nostra economia. Noi riteniamo che questa manifestazione non debba essere e non è uno sciopero, ma è una sfida, se vogliamo, politica al sistema di tutte le parti sociali complessivamente intese per affermare quelle che sono le nostre proposte, proposte che sono proposte oggettivamente compatibili con l'attuale contesto economico molto precario che sta attraversando il nostro paese. È soltanto con una riforma strutturale del fisco che si dà vera distribuzione equa e giusta di quelli che sono le ricchezze di questo paese. La proporzionalità, una diversa tassazione alle rendite finanziarie, abbassare le tasse dell'IRPEF alla fonte e soprattutto una grande lotta all'evasione fiscale. Una lotta all'evasione fiscale senza quartiere che ci deve mettere nelle condizioni di poter riformare il fisco, di poter mettere nelle condizioni chi rappresentiamo di avere maggiore reddito, di avere maggiore liquidità, di avere maggiore giustizia per il potere d'acquisto del proprio salario e delle proprie pensioni. Se vuoi lottare per la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati, se anche tu vuoi un paese con meno sprechi e ruberie nella politica, più servizi pubblici e più opportunità di lavoro stabile per tutti, allora partecipa alla manifestazione nazionale della CISL e della UIL a Roma, sabato 9 ottobre alle 9.30, in Piazza del Popolo. Meno fisco per il lavoro, più lavoro per l'Italia. Ora è il momento della responsabilità. Voltiamo ancora pagina e parliamo ora di artigianato, con un convegno della CISL Emilia Romagna per spiegare le opportunità per le persone e le imprese tramite i finanziamenti di Fondo Artigianato. Fondo Artigianato, il fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori artigiani, è stato costituito a seguito della legge 388 del 2000 dalle quattro organizzazioni artigiane CNA, Confartigianato, CLAI, CASA e dalle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL. Il fondo ha sperimentato molto in questi anni, investendo in qualità dell'offerta formativa e nelle modalità di analisi dei fabbisogni formativi. È operativo dal 2004 e ha pubblicato 20 inviti per 120 milioni di euro, mettendo a disposizione ampie opportunità formative. Credo che un momento come quello attuale, in cui la crisi morde la vita delle aziende e ha conseguenze sulla vita di centinaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori, lo strumento della formazione che noi disponiamo sia formidabile. È formidabile perché le risorse ci sono, bisogna che le aziende, soprattutto le piccole, le piccolissime aziende che sono quelle per cui è nato il Fondo Artigianato, ci conoscano e possano utilizzare i benefici che noi mettiamo in campo. Crediamo che i fondi, moltissimi disponibili, risorse economiche ingenti, quindi vadano investite sulla risorsa umana in modo prioritario, è necessario quindi avere la capacità di utilizzare al meglio questi importanti strumenti. Bene, con questa intervista termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali, ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile scaricare questa trasmissione gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna, che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!